Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo in un prato di montagna e abbiamo trovato una specie tipica di questi prati pascoli montani. Si tratta di Hygrocybe punicea, un fungo commestibile di buona qualità ma non da tutti conosciuto. Il fungo ha dimensioni piuttosto grandi, sicuramente è una delle specie più grandi del genere Hygrocybe. Si presenta con colori molto vivaci che vanno dal rosso carne cupo nei giovani esemplari che poi tende a sbiadire verso il giallastro negli esemplari più maturi. Il cappello è inizialmente conico convesso, poi pian piano tende a spianare mantenendo però sempre un umbone centrale ottuso. Il margine è un margine che mantiene la colorazione rossa anche a maturità, è un margine piuttosto sottile e sotto troviamo delle lamelle piuttosto spaziate di aspetto ceraceo tipico delle Hygrocybe. Il colore delle lamelle è inizialmente giallo cera pallido e poi però con l'età diviene giallo arranciato carico. Il gambo è piuttosto lungo, cilindrico, un po' flessuoso, fibrilloso con fibrille longitudinali ben evidenti nella parte alta e tende a schiarire verso il basso divenendo bianco completamente alla base. La carne del fungo, togliamo, è una carne bianca appena giallina in prossimità della superficie e molto scarsa sul cappello, dove la prevalenza della struttura è dovuta alle lamelle. Come dicevo, questa specie è una specie commestibile, ha la particolarità di divenire gialla quando è messa in pentola, cioè dopo pochi minuti che è nell'acqua bollente perde il colore rosso e diventa completamente giallo. Il fungo è dato più o meno in tutti i volumi che trattano di funghi, è dato per commestibile, però in molti volumi è citata questa voce specie da proteggere. Questo perché rientra in una red list europea, cioè in una lista di specie che sono in via di estinzione. Abbiamo conosciuto in questa occasione Hygrocybe punicea ed è tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova puntata.